una festa di mezza estate, di fine estate, a conclusione delle impronte femminili. Una serie di incontri che è cominciata a giugno e finisce adesso a settembre. Un consuntivo di questa iniziativa. Una serata conclusiva di questa sesta edizione che abbiamo messo in piedi ormai da qualche anno, perché è giusto e doveroso per le tante volontarie e volontari finire questo percorso ogni anno con una festa, che è anche un modo per ringraziarli, perché le volontarie e volontari, le associazioni, le comunità, le istituzioni, i comuni sono tanti in un percorso che si è articolato quest'anno in oltre 20 appuntamenti iniziati per altro con un'anteprima a marzo e è chiusa adesso, che si chiuderà appunto per questa sesta edizione appunto venerdì 8 qui alla Rocca. Una festa che abbiamo voluto proprio multiculturale, con un pluralismo sia di linguaggi che di provenienze, quindi ci saranno tanti paesi rappresentati in questa festa venerdì, quindi ci saranno artigianato, cucina, musiche, balli, rappresentazioni, ospiti, in una dimensione che darà spazio anche ai più piccoli, alle bambine e ai bambini, perché ci saranno anche tanti laboratori e letture ad alta voce in diverse lingue, per cui ci sarà una mescolanza di bambini fanesi, italiani e bambini invece di origine peruviana, di origine marocchina, di origine albanese, rumena, per cui ci sarà un appuntamento molto importante sia per la rassegna ma anche per l'impegno amministrativo e istituzionale del nostro comune.